Una presentazione in puro 5 stelle style. Bocche cucite fino all'ultimo e sabato sera la kermesse grillina nella vecchia piazza trapanese, luogo evocativo del territorio. Niente comunarie dunque, meglio non correre rischi e soprattutto figure barbine come quelle di Genova, ma direttamente la nomina dei due sfidanti. E i due candidati sindaci sono di tipico profilo grillino. Avulsi dalla politica, poco conosciuti al grande pubblico, relativamente giovani, uno 48 anni, l'altro 53, e soprattutto fedeli alla linea. E la linea la dà il padrone dei 5 Stelle sul territorio, il senatore Maurizio Santangelo. Ed anche nella circostanza lo ha dimostrato. Via il web con tutte le insidie che è presente, che spesso non ha dato i risultati sperati, con poche decine di votanti per candidato, dentro i vecchi metodi della politica, che più vecchi non si può, decide il capo. Sì, il confronto, il dialogo fra un gruppo ristretto vicino al senatore c'è stato, ma alla fine è lui che decide. Sentiamolo ai nostri microfoni. Noi siamo convinti che i problemi che i cittadini vivono vadano risolti immediatamente e quindi il fatto che i due sindaci, anche se due amministrazioni separate, ragionino su delle cose concrete insieme è fondamentale. L'esempio... Una messa in rete, voglio dire, fra le due amministrazioni. Ma sì, guardi, l'esempio classico è quella della pista ciclabile, una pista ciclabile che senza motivo si interrompe ad un certo punto e non continua sul lungomare. Insomma, i 5 Stelle vogliono invertire la tendenza che gli ha dato ben poche soddisfazioni per le amministrative negli scorsi anni dalle nostre parti. Infatti, nell'Agro Ericino, 4 anni fa, i candidati sindaci di Custonaci, Valderice e Paceco non hanno superato neanche il 5%, non eleggendo alcun consigliere. E a Marsala, centro molto simile come cartina di tornasole a Trapani, appena nel 2015 hanno mandato a Palazzo 7 Aprile un solo consigliere ed il candidato sindaco si è attestato su un modesto 10%. Numeri lontanissimi dalle politiche, per non parlare della regione dove i 5 Stelle saranno gli avversari da battere nel voto del prossimo 5 novembre. E per farlo i grillini si affideranno anche a figure nuove del movimento. Ho cominciato a collaborare con il Movimento 5 Stelle non so più, un anno fa più o meno, perché il modo di operare tra la gente, ascoltando, corrispondeva al modo che io reputo giusto di affrontare oggi i problemi del territorio. Non era l'unico gruppo con il quale stavo facendo un percorso, però alla fine ho dovuto scegliere, ho visto che la logica, l'etica del Movimento 5 Stelle mi corrispondeva di più e ho abbracciato il progetto e quindi da un certo punto in poi ho navigato solamente con loro. Una scelta che ha fatto discutere i fedelissimi nella prima ora dei meetup che sui social hanno stigmatizzato le scelte di sabato. Ma l'imprimatur è arrivato dall'intero Stato Maggiore siciliano presente a Piazza Mercato del Pesce con l'europarlamentare Ignazio Corrao, atterrato poche ore prima da Bruxelles proprio per presenziare all'evento, ed il candidato alla presidenza della regione Giancarlo Cancellieri. E i candidati sindaci sembrano avere le idee chiare sulle priorità del territorio. I 5 Stelle credo che oggi siano l'unica alternativa possibile a poter offrire un contributo vero. Abbiamo un programma molto esteso che parte dai problemi concreti della città senza progetti utopistici. E ci sono 5 macro aree, però se dovessi indicare 3 temi principali, il sistema del verde, il turismo e l'agricoltura.